Questo è Tempo d'Estate, sono le 10:42 e parliamo di un libro che è uscito da poco per Tau Edizioni, si intitola Educare alla pace, la prefazione di Monsignor Giovanni Ricchiuti. Siamo collegati via Skype con il suo autore, Don Paolo Malerba. Buongiorno Don Paolo, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per questo invito e grazie per questa possibilità che mi date oggi. Allora, tu Grazie sei a voi. missionario, da poco rientrato dall'Africa, poi appunto ci racconterai anche di questa esperienza, anzi delle varie esperienze che hai fatto in Africa. Però appunto vorrei partire dal libro, come faccio spesso, parto proprio dalla dedica. Tu hai dedicato questo libro a tutti i bambini del mondo, ma in particolare... Sì, questo libro è dedicato a tutti i bambini del mondo, in modo speciale ai bambini di Logologo che camminano chilometri per andare a scuola. E in questo libro racconto proprio l'esperienza di un ragazzo che nel 2021 è stato ucciso all'età di 10 anni. Ecco, mi piacerebbe, se possibile, leggere esattamente poi qualcosa di questo ragazzo, 10 anni, piccolo ma con un cuore e una mente da rivoluzionario. Muore il 10 gennaio del 2021 a Logologo, in una steppa arida e spinosa, dove pascolava il gregge della sua famiglia. L'errore di Kena è stato quello di desiderare di ritornare a scuola dopo il periodo di pandemia. Un ragazzo molto coraggioso, che ha avuto la forza e il coraggio di dire a suo papà: tutto il 2020 sono andato al pascolo perché le scuole sono state chiuse a causa della pandemia, del Covid. A gennaio 2021 si riaprono le scuole e lui vuole ritornare a scuola, ma il padre lo ha massacrato di botte, è rimasto lì nella steppa per 3 giorni e dove ha perso la vita. E questa storia mi ha veramente fatto tanto, tanto male. Anche perché non è possibile che un ragazzo che aveva questa voglia di studiare, voglia di andare a scuola, che era un suo diritto, ed ecco, questa cosa mi ha toccato anche in un certo senso la comunità, al punto tale che io, anche durante una messa domenicale lì a Logologo, in Kenya, dove ero, ho invitato la gente a non ricevere l'Eucaristia, perché dovevamo essere in lutto, perché la nostra era un modo di essere superficiali, di partecipare a questa Eucaristia senza pensare alla vita di un ragazzo, di un ragazzo giovane che è stato massacrato e nessuno ha fatto nulla. E questa è stata una delle esperienze che mi ha portato anche a riflettere di come molte volte l'educazione, la formazione, questo ragazzo era setato di vita, di pace, Certo. eppure ha trovato la morte in questo suo desiderio, che era un desiderio, penso, normale, naturale di ogni bambino, di ogni essere umano, poter andare a scuola, stare con i propri amici. Don Paolo, grazie per averci reso partecipi di questa storia, davvero ecco, terribile, non ci sono parole per definirla. Il libro appunto è dedicato ai bambini di tutto il mondo e le pagine che hai scritto vogliono quasi essere un aiuto, no? Per comprendere che non c'è pace senza giustizia, è così. Sì, questo è un binomio fondamentale. Non c'è, se non c'è, come dire, giustizia, non esiste la pace. Basta anche prendere la parola di Dio, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, lo stesso anche il Corano, l'Islam, è presente questo binomio, giustizia e pace. Perché anche quella storia di Caino e Abele, lì si può vedere la giustizia di Dio, che è una giustizia misericordiosa. Non ci può essere la pace nel cuore di nessun essere umano se non c'è quella giustizia, anche se noi dovremmo iniziare a pensare alla giustizia non solo come eguaglianza, perché il rischio che noi molte volte abbiamo è quello proprio di pensare alla giustizia come uguaglianza. Invece c'è un termine molto interessante che è presente nella parola di Dio,
in modo particolare anche nel Vangelo, il termine dell'equità, cioè quell'uguaglianza che non è dare a tutti la stessa cosa, ma l'equità è dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno per poter, come dire, per poter realizzarsi, per poter diventare, esprimersi, vivere la propria vita, come dire, nella propria vita. E proprio non ci sarà pace se non c'è questo desiderio di giustizia, se non c'è questo desiderio di equità. E accanto alla giustizia è bello leggere la storia di Giuseppe, l'invito dei fratelli, che è una storia dell'Antico Testamento, dove si nota che la giustizia di Giuseppe diventa una giustizia misericordiosa. Anche tutto il Vangelo è presente questa realtà, una giustizia che deve essere una giustizia misericordiosa, perché solo così ci può essere anche la pace. E poi la pace non è assenza di conflitti come molti pensano, c'è la pace, di conseguenza non ci sono, come dire, non ci sono problemi. E anche dall'esperienza che io ho fatto in Africa, e anche l'ultimo viaggio fatto di 2 mesi in Sud Sudan, nella diocesi di Rumbek, io mi rendo conto che in realtà le guerre ci sono soprattutto perché è tutto di giustizia. Basta anche pensare in casa nostra, no? Quello che sta succedendo in Ucraina, dove le nazioni più ricche, dove hanno tante risorse minerarie, sono proprio quelle nazioni dove ci esiste la guerra. E perché sono tutto di ingiustizia. Esatto. La stessa cosa ho vissuto in questi 2 mesi in Sud Sudan. Mi sono reso conto di quanto questa nazione è ricca di acqua, di materie prime, e la gente vive in una situazione di disastro totale, pure avendo girato già l'Africa, altre parti del mondo. Sono rimasto veramente colpito dalla situazione del Sud Sudan e mi sono chiesto: ma perché in questa realtà ci sono tante di queste miserie, più che povertà, miserie proprio. E poi mi sono anche posto questa domanda: qual è la funzione di questi peacekeeper, come si vengono chiamati, come l'ONU, cosa fanno in queste nazioni? La loro presenza è realmente una presenza che porta pace o una presenza che in realtà è lì per proteggere i nostri interessi d'Occidente? Lo so che è molto provocatorio quello che dico, però È una è una riflessione, una domanda che ti sei posto giustamente anche alla luce dell'esperienza che hai fatto in Africa. Infatti mi hai in qualche modo preceduta perché questo testo, Educare alla pace, aiuta a comprendere le parole, le radici della parola pace anche attraverso il viaggio interculturale e interreligioso che nasce dalla tua esperienza personale in Africa. Qualcosa appunto c'è già accennato e vuoi aggiungere qualcosa dell'esperienza in Africa, Don Paolo? Sì, io ho imparato prima di tutto una parola che noi utilizziamo molto spesso, no? La parola shalom, che pensiamo che sia significato è soltanto Sì. pace. E in realtà la parola shalom viene utilizzata come saluto, viene utilizzata come benedizione, ha un grande significato. E poi anche nell'esperienza che io ho fatto, perché lì, vivendo in una realtà molto particolare, che era quella della diocesi di Marsabit, a confine con la Somalia e con l'Etiopia, lì mi sono reso conto come c'è questo desiderio proprio di pace all'interno del cuore di ogni essere umano. E, per cui mi sono anche posto, come dire, le domande: perché noi parliamo di pace e alcune volte il nostro, sì, parliamo di pace, ma senza, come dire, desiderare la pace? Eppure questo desiderio di pace è presente nel cuore di ognuno di noi. E, come dire, è interessante capire anche come c'è un cammino, verso la pace. Ad esempio, anche lì, quando ci si salutava, non so, in Gavra, Gorana, dicevano sempre Nagat, che significa pace, che è lo stesso come Shalom, no? Sì. E iniziava con questo saluto e si finiva con questo saluto, cioè questa benedizione, una benedizione continua. Per
Proprio perché è proprio nel desiderio dell'uomo, nel desiderio dell'essere umano, vivere, come dire, nella pace, questo desiderio fondamentale, desiderare il dono della pace. Io penso che forse noi in realtà ne parliamo tanto di pace, o si parla di pace, però in realtà non siamo costruttori di pace. Forse non abbiamo veramente questo desiderio della pace. Pensiamo che la pace sia come una atarassia, cioè quasi un non avere problemi, ma quella non è la pace. E io questo l'ho imparato proprio in Africa, dove ci sono tante situazioni, tanti conflitti, alcuni locali, altri imposti dall'esterno. In realtà, ecco, questo desiderio di pace, non tutti noi abbiamo realmente questo desiderio di pace, anche noi qui in Europa, e nonostante diciamo vogliamo portare la pace in queste nazioni, vogliamo portare la democrazia in queste nazioni, ma in realtà noi siamo in pace. Ci manca probabilmente l'educazione alla pace. Don Paolo, cito, e lo fai tu stesso nel libro, le parole di una grande donna, Maria Montessori. L'educazione alla pace è l'arte più efficace, costruttiva contro la guerra. L'edificazione della pace sarà l'epoca del bambino. Appunto, parole della grande Maria Montessori. Quanto ti hanno ispirato queste parole? Quanto ti ha ispirato Maria Montessori in questo viaggio, in questa esperienza in Africa e che poi appunto da cui è scaturito il libro? Sì, l'educazione alla pace è, secondo me, non soltanto secondo me, l'arte più difficile, ma è l'unica via. E questo attraverso anche l'educazione è fondamentale, perché l'educazione alla pace non è diplomazia. L'educazione alla pace è soprattutto qualcos'altro, perché mentre la diplomazia è, come dire, seguo dei processi di politica, di economia, come dire, di interessi, i percorsi di pace invece sono un cercare, dare la possibilità alla persona di essere se stessa, imparare a vivere insieme nonostante le differenze. E questo è quello che anche la Montessori, quando parla del bambino, lei sottolinea un aspetto molto importante, parla di, come dell'embrione spirituale che ognuno di noi ha dentro di sé. Questo embrione spirituale che il bambino deve ritornare ad essere il centro della nostra società. È un paradosso. Noi pensiamo nella nostra società tutta occidentalizzata, che occidentale, che il bambino è il centro. Basta vedere nelle nostre famiglie dove i nostri bambini sono quelli che governano, possiamo così dire, i genitori, dicono cosa vogliono, come fare, prendere le decisioni, scelte, ma in realtà il bambino non è il centro. E perché il bambino non è il centro? Il bambino non è il centro di questo tipo di dinamica, perché il bambino non è rispettato in realtà in tutto quello che è. Se noi ci preoccupiamo del bambino, di educare il bambino, come di trattarlo come un contenitore, gli facciamo fare tantissime cose, basta dire ai nostri bambini quanto sono operati dalle scelte che in realtà loro vogliono, ma che sono imposte dall'esterno. Ma in realtà questo bambino non è, come dire, non gli è data la possibilità di esprimere, di essere quello che si è. In Africa, invece, i bambini vivono un'altra realtà. Per quanto possa pensare che non sono rispettati dai loro genitori, perché un bambino in Africa non ha paura, non è importante. Perché è stato quel bambino che non ha diritti, ha soltanto dei doveri. Invece noi dovremmo riniziare, ripensare proprio a rimettere il bambino al centro, e lo voglio dire, anche se in maniera molto forte, con le parole di una grande santa, Madre Teresa di Calcutta, che voglio leggere perché alcune volte le citazioni, come dire, se vengono lette, arrivano un po' per il primo. Madre Teresa di Calcutta, l'11 dicembre del 1989, a Oslo, ricevette il premio Nobel per la pace e nel suo discorso ebbe a dire parole forti e significative. E oggi il più grande mezzo, il più grande distruttore della pace è la morte. Questo è scritto a pagina 153. E noi che stiamo qui, i nostri genitori, ci hanno voluto. Non saremmo qui se i nostri genitori non l'avessero fatto. I nostri bambini li vogliamo, li amiamo, ma che cosa è di migliore di loro?
Tante persone sono molto, molto preoccupate per i bambini in India, per i bambini in Africa, dove tanti ne muoiono per un'infezione, fame, sete, così via, ma milioni muoiono deliberatamente per volere della madre, del padre. E questo è ciò che è il grande difficile della pace oggi. Perché se una madre può uccidere il proprio stesso bambino, cosa impedisce di uccidere te e a te di uccidere me? Queste parole della Santa non furono ascoltate, ed oggi sembrano anacronistiche agli orecchi di molti, ma sono una profezia della nostra società che si è incamminata verso l'autodistruzione. Il vero problema fondamentale è quello di guarire l'umanità e di orientare lo sviluppo dell'individualità umana secondo la grandiosa concezione dell'uomo re dell'universo, nel senso che l'uomo deve riconoscere la presenza anche di Dio. Quest'uomo che ha conquistato tutti i poteri materiali deve ora conquistare e valorizzare il potere di sé, possedere se stesso Don Paolo, e siamo in conclusione. Volevo farti un'altra domanda, prima di il mondo. Sì. chiudere. Che cosa auguri a chi leggerà il tuo libro, Educare alla Pace? Io auguro la possibilità di fare esperienza di pace, cioè di non assenza di problemi, ma quella capacità di saper, come dire, imparare a vivere le differenze, le diversità, non come un problema, ma come una Una ricchezza. ricchezza. E allora ricordiamo il titolo del libro di Don Paolo Malerba, Educare alla Pace, Tau Edizioni, Viaggio nell'uomo e le sue religioni, la prefazione di Monsignor Giovanni Ricchiuti. Grazie Don Paolo per essere stato con noi e alla prossima pubblicazione. Grazie mille a voi di cuore e per tutto. E sono a disposizione per qualsiasi cosa, anche per quanto possa essere anche per l'Africa o altre cose più dettagliate. Grazie, Va bene. Don Paolo. Grazie mille a voi, grazie di cuore. Grazie. Allora, dopo questa bella chiacchierata con Don Paolo Malerba, andiamo di nuovo in pubblicità e poi cambieremo argomento perché parleremo di libri, ma di libri scolastici. State con noi.